Siamo qui a Radio Smeralda con. Da Sergio Ferri. quanti anni esiste Radio Smeralda? Ah, che bella domanda. Dunque, è nata nel 1976, quindi l'anno prossimo facciamo 40 anni. Quanti siete a lavorare in questa radio? Tra giornalisti, tecnici e speaker? Ecco, siamo piuttosto ridotti perché la redazione è formata da due persone, poi dopo c'è un direttore che è anche agente pubblicitario, quindi si occupa anche di comunicazione. Quali sono i costi di gestione? Questo non te lo so dire però perché è il direttore che poi si occupa di queste cose. A che ora iniziate a trasmettere? Ma sono 24 ore su 24, quindi non smettiamo mai sostanzialmente. Qual è il genere di musica più trasmessa? Genere di musica più trasmessa sono le cosiddette hits, cioè praticamente le canzoni, i pezzi, i brani musicali che passano nelle classifiche ai primi posti. Quali sono le scelte decisionali che portano a trasmettere una canzone piuttosto che un'altra? Appunto, se questa canzone rimane più tempo nelle classifiche ai primi posti, ha maggiori probabilità di essere trasmessa piuttosto che un'altra che invece non è così. Sono un appassionato degli anni 80. Avete una rubrica che parla di questi anni e richiesta la trasmettete? Ma una vera e propria rubrica che parla di anni 80? No, però abbiamo una programmazione dei grandi classici, cioè praticamente al di là di quelle che sono le canzoni attuali, c'è anche una programmazione parallela riservata ai grandi classici, quindi lì si possono ascoltare canzoni degli anni 70, 80 e via dicendo. Avete una rubrica dedicata alle varie disabilità? No, una rubrica dedicata alle disabilità, no, però facciamo molto spesso noi della redazione delle interviste che riguardano appunto temi che a loro volta riguardano la disabilità. Quali sono le caratteristiche che deve avere uno speaker? Una bella voce, la possibilità di avere un'ottima dialettica e non fare sempre ripetizioni. Sì, avete una rubrica al servizio del cittadino? Rubrica al servizio del cittadino vera e propria, no, ma come parlavamo prima, come dicevamo prima a proposito di disabilità, anche qui per il servizio al cittadino abbiamo degli spazi redazionali. Allora qui da Radio Smeralda è tutto e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie, grazie. Grazie.